Oggi Marco. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Oggi cosa prepariamo di buono? Diccelo, faccelo sapere. Non parlo. Bene, diccelo, faccelo oggi sapere. Ragazzi, facciamo il macco, ma non un macco qualunque. Il macco di nonna Gina. Il macco come me l'ha insegnato la mia mamma. Forse era di nonna Pina, perché forse a lei gliel'ha insegnato la sua mamma. Non lo Bravo. So. Uno dei nostri piatti della tradizione. Uno di questi macco anziani. Di fave con le castagne secche. Ragazzi, se non l'avete mai assaggiato, è arrivato il momento di farlo. Spostiamoci di là e vediamo il macco di fave e castagne come si fa. Ed ecco qui gli splendidi ingredienti per preparare il nostro piatto tipico tirolese, giusto? Certo, il macco di San Giuseppe. Il tipico macco tirolese di San Giuseppe. Va il bene? Macco, dovete sapere, che è una preparazione tipica argentina. Il macco dovete sapere che è una preparazione tipica della festa di San Giuseppe. Si fa per San Giuseppe e poi si continua a farlo per tutto questo periodo. Diciamo che una volta che uno fa il macco se lo porta avanti per 2-3 giorni nel frigorifero, perché di solito non si consuma. No, nella pancia no, è molto buono il macco. Il mio è speciale perché è leggerissimo ma con un segreto. Allora, 500 g di fave sgusciate. Queste qui io le ho prese in qualunque supermercato, così, fave secche, non fate come Gabriele che chiede gli ingredienti per il macco e mi porta le fave fresche. Queste sono per spizzicare, queste certo, vabbè, andranno consumate, però fave secche e mettetele a mollo una notte. Non facciamo battuti sulla fava, cose. No, che poi si offendono. E mettetele a mollo per un'intera notte. Comprate anche 250 grammi di castagne secche. E mettete anch'esse a mollo in semplice acqua per una notte. Le castagne però dovrete poi mondarle dalle pellicine residue, quindi quando saranno belle morbide eliminate tutti i residui di pellicina che sono depositati negli interstizi delle castagne. Perché quindi questo? Perché poi se no fa schifo, insomma il macco deve venire pulito e senza residui, queste darebbero fastidio al palato. Brava. Quindi pulite tutte le castagne, controllate che non abbiano parassiti, vermetti e quant'altro. Ancora con questo rumore e andiamo avanti. Poi ci servirà come ultimo ingrediente soltanto del sale e dell'acqua. Prepariamo il macco. Ad alcuni piace anche col finocchietto selvatico, a noi no, lo prendiamo così, nature. Potete aggiungere anche delle spezie, aglio, cipolla, scalogno o porro. Io invece preferisco tenerlo molto neutro, soltanto alla fine poi un bel rigagnolo di olio extravergine di oliva e, se ci va, a me non va, del finocchietto così fresco sopra. Cominciamo subito. In una bella pentola profonda prendiamo le nostre fave, adesso ne vedete 500 grammi, prima erano di meno ovviamente, e tiriamo su anche le castagne belle pulite. Allora, le vedete così grosse perché sono piene d'acqua naturalmente, ma in realtà non sono poi così tante quante sembrano. E riempiamo di acqua fino a far superare di un paio di dita il contenuto della nostra pentola. L'acqua comunque dovete averla sempre a portata di mano, perché man mano che si asciugherà il macco magari avrete necessità di reintegrarla. Quindi approssimativamente adesso vi dico di far superare di due dita il livello dei legumi e delle castagne. Successivamente però dovete reintegrare una bella manciata di sale, non lesinate perché
è tutto molto dolce qui dentro la pentola. Se volete dell'alloro, io no, io non amo molto le spezie, non amo contaminare molti cibi, mi piace sentire il loro sapore naturale, ma se voi amate mangiare molto speziato, anche l'alloro ci sta molto bene. Poniamo sul fuoco e portiamo a ebollizione, fiamma media per iniziare. Quando incomincia il bollore, abbassate la fiamma. Il nostro macco ha cominciato a bollire. Dal momento dell'ebollizione dovrete stare sempre molto attenti, sempre cucchiaio poggiato trasversalmente sulla pentola per non far fuoriuscire il tutto in ebollizione, e soprattutto mescolate molto spesso. Questo porterà le fave a frantumarsi mentre le castagne reggeranno maggiormente la cottura, e quindi si avranno due consistenze differenti di un gusto piuttosto dolciastro e molto simile. Quando il macco sarà diventato una crema, lo vedrete ad occhio, allora sarà pronto. Fin quando ci sono dei residui acquosi così, il macco fa schifo. Anche se le fave vi sembrano pronte, non è pronto, vanno fatte proprio stracuocere. Quando invece diventerà una crema, e lo diventerà mescolando di volta in volta che andrete a mescolare, ve ne accorgerete automaticamente. Se vedete dei residui sul bordo, sono le schiuma che fanno le fave appunto sgretolandosi, e nell'ebollizione questa schiumetta sale su, voi toglietela mano a mano. Bene, cominciamo piano piano il nostro lungo rimestare. Comunque non ci impiega più di un'ora e mezza, quindi è un piatto anche abbastanza veloce, essendo legumi e frutta secca. Bene, ci vediamo quando si è formata la cremina. Il macco è pronto, sembra un po' il pentolone delle streghe. Attenti a non bruciarvi con gli schizzi, perché fa malissimo, come potete vedere dal bollo rosso della mia mano. Potete farlo più o meno ristretto, quindi se lo volete a crema dura e fitta, fatelo andare ancora in ebollizione. Questa è la consistenza meravigliosa per introdurre un bel po' di conchiglioni la pasta e cuocerla insieme, fare una buona pasta col macco. Io invece la tiro giù dal fuoco così, la servirò tipo zuppa di macco, che comunque raffreddandosi rapprenderà ulteriormente, un po' come i budini, no? Raffreddandosi la consistenza diventerà ancora più cremosa. Quindi la consistenza, come vedete, è questa, una crema un po' grumosa, i grumi sono dati dalle castagne e dai residui di fave, pronta per essere consumata con dei crostini di pane, oppure buttateci la pasta e godete allegramente. Ora la metto in piatto, mettiamo insieme l'olio e poi ci vediamo dopo. Ed ecco il nostro macco bello e pronto, un filo d'olio e buon appetito da parte nostra. Provatelo senza preconcetti, a volte l'aspetto è molto più brutto del gusto, quindi non è bellissimo da vedersi, ma è buonissimo da mangiare. Gli anziani e coloro che magari sono fuori dalla Sicilia se lo ricorderanno con nostalgia quando la nonna lo preparava. A loro dedichiamo questo piatto meraviglioso. Buon appetito e ci vediamo dopo. Ciao! Ciao! Bene, avete visto com'è semplice fare questa ricetta? È buonissima, è calda, è accogliente, fa famiglia ed è anche buona soprattutto nei periodi di agosto, cioè giugno, luglio e agosto. Guardate, da noi si mangia per la festa del papà, per San Giuseppe. Però, e direi che per San Giuseppe potreste farla anche con l'aggiunta della pasta, a pasta a comacco, come si suol dire dalle nostre parti. Come ti permetti di parlare così? Perché è una lingua, il siciliano. Ah, perfetto. E allora
Allora, pasta col macco se vorrete, come si fa? Si aggiunge la pasta quando il macco ha ancora una densità semi cremosa, abbastanza liquida, uno yogurt liquido per intenderci. Aggiungete la pasta, possibilmente dei conchiglioni, si chiamano gnocchi della Barilla, quelli a forma di conchiglio, e metteteli dentro e vedrete che il conchiglione assorbirà, prenderà al suo interno tutto il macco. Sarà una cosa fantastica. Si mangia anche freddo a fette, anche arrostito un po' come la polenta se volete, e anche ripassato fritto. Anche fritto, bravo, esatto, vero, quindi potete ripassarlo in pastella e friggerlo una volta freddo. Bene, un saluto a tutti quelli che faranno il macco, un saluto a tutti quelli che sono fuori dall'Italia e che magari riprenderanno questa ricetta con un pochettino di nostalgia. Noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao!